dal barbonaggio teatrale, pezzi di spettacolo venduti per strada al pubblico di passaggio, alle bici consegne, teatro a domicilio, sotto casa propria o altrove. E poi ancora danza, musica, laboratori, passeggiate urbane e progetti di inclusione sociale. Tutto questo e molto di più è Matta Aperto, il cartellone di eventi allestito a Pescara dagli artisti per il Matta da luglio a settembre. Il programma, presentato in un'insolita conferenza stampa balneare, nasce nell'ambito dei progetti di riqualificazione urbana e di sicurezza nelle periferie. Da sempre il Matta, situato nei pressi della zona popolare di San Giuseppe, pone particolare attenzione a iniziative di valenza sociale e che sappiano coinvolgere il territorio. Ora, dopo una sospensione delle attività durata più di un anno, si è deciso di approfittare dell'estate per tornare a proporre a tutti un'arte non elitaria ma partecipata. Le proposte culturali portano la firma, tra gli altri, di Ippolito Chiariello, Monica Capuani, Carlo Infante, Anushka Brodac, Anna Maria Talone, Osvaldo Bianchi. Per realizzare queste azioni di vicinanza alle persone, la programmazione estiva del Matta è stata realizzata in rete con altre realtà cittadine, in particolare l'associazione On the Road, la Fondazione Pescara Penne, il Liceo Artistico Musicale e Coreutico Misticoni Bellisario e FIAB Pescara Bici. Alla presentazione degli eventi del Matta sono intervenute anche l'assessore comunale Maria Rita Paoni Saccone e la presidente della Commissione Cultura, Manuela Peschi.